Questo sistema di scale è valido per chi abbia già studiato tutte le posizioni della tastiera, quindi si rivolge a chi è già a un livello di studio medio o alto. Innanzitutto evitiamo dove possibile di suonare le corde vuote, questo ci permetterà di passare in rassegna tutte le posizioni del manico. Cominciamo lentamente. Ora non ci resta che renderla più veloce. Io la faccio a 2, 4, 8, 14, cioè 2 ottave, 28, cioè 4 ottavi in un'arcata. Se sei in gamba puoi provare le 4 ottave andate e ritorno in un unico arco. Se in questo momento ti serve, aggiungi qualche variazione per l'arco. Passiamo alle corde doppie. Studio le terze in questo modo. Fai attenzione a dove giri per impostare il capotasto, altrimenti arrivi sbagliato. Nelle seste tengo la fondamentale della scala come nota superiore del bicordo e procedo così. Nelle ottave partiamo con la posizione impostata. Thank you.
Se sei sazio di terze e seste, prova le quarte. Tutto il sistema di scala maggiore o minore, a 4 ottave, a velocità crescente, terze, seste e ottave, una volta a regime non ti terrà impegnato per più di mezz'ora. Ma è una mezz'ora realmente importante per lo studio quotidiano. Buon lavoro!